Scusate. Come ci regoliamo per il tempo? Lo portiamo noi o lo portate voi? Io direi di portarlo noi. Sì, e loro possono avere. Noi abbiamo soltanto per avere perfetto. Sì, esatto. Okay. Non avete la profittazione. Sì, sì, infatti lo stavo. Tanto che ci siamo visti. Siete impazienti, si vede. Giustamente. L'ho appena chiesto se devo aspettare con te. Sì, sì, aspettiamo un attimo che siamo tutti pronti. Possiamo... Sì, sì, ci sono, ci sono. Ah, sì? Possiamo cominciare? Ok, va bene. Allora, buongiorno a tutti. Questo è il primo round di questa edizione dei campionati nazionali. Io mi chiamo Cinzia Gallotti e sono una della giuria, una giudice. Passo la parola agli altri due giudici così si presentano. Io sono Carnevale Rosa. Io Moscate di Jacopo. E la mozione che andremo a discutere è la mozione del tema preparato. Nessuno Stato dovrebbe avere diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La squadra pro può presentarsi e la squadra del liceo Corradini di Thiene, Veneto. Prego. Primo speaker della squadra pro e faccio anche la replica, Leonita Parabetrice. Seconda speaker Pigato Anna. Terza speaker Amatori Bianca. E adesso si presenta la squadra contro, che è del liceo Carducci di Nola, Campania. Prima speaker della squadra contro è Arringa Giovanna Mauro. Seconda speaker squadra contro Viviana Grasso. Terzo speaker della squadra contro Francesca Felice. Benissimo. Allora, se la giuria è pronta e i debater sono pronti, appena la prima oratrice della squadra pro è pronta, può partire. Buongiorno a tutti, sono Beatrice Leoni Tapporo, primo speaker della scuola di governo. A sostegno della mozione Nessuno Stato dovrebbe avere diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Vorrei cominciare con l'analisi dei termini. Innanzitutto ONU, vale a dire l'Organizzazione delle Nazioni Unite, composta da 193 Stati, nata nel 1945, è la massima autorità a livello internazionale per il riconoscimento dei diritti, il mantenimento della pace e la promozione della crescita a livello economico, sociale e della sanità. Il Consiglio di Sicurezza è uno degli organi principali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. È composto da 5 membri permanenti, vale a dire Francia, Inghilterra, Stati Uniti d'America, Russia e Cina, e altri 10 membri elettivi a mandato biennale. Il Consiglio di Sicurezza, secondo la Carta delle Nazioni Unite, appunto, ha la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. E quello che viene deciso all'interno del Consiglio di Sicurezza deve essere accettato da tutti gli Stati membri. Il veto, dal latino vietare, proibire o interdire, indica l'atto formale con il quale uno Stato o un'autorità investita di tale potere è in grado di bloccare temporaneamente o definitivamente qualsiasi risoluzione amministrativa,
giuridica e anche a livello umanitario. Il diritto di veto, nello specifico per quanto riguarda le Nazioni Unite, è quello esercitato dai 5 membri permanenti, chiamati anche P5, che hanno la possibilità di arrestare qualsiasi risoluzione con il loro singolo voto contrario, anche nel caso la maggioranza non sia a favore di ciò. Vorrei analizzare ora lo status quo. Le Nazioni Unite mostrano attualmente una situazione incerta, infatti a causa degli 80 anni di storia che hanno ormai alle spalle, si vede che hanno passato molti momenti di crisi di identità, perché spesso quelle che sono state le discussioni a livello internazionale si sono messe in contrasto con quelli che erano i principi che invece stavano alla base della fondazione delle Nazioni Unite, i principi democratici che stavano alla base di queste. Il simbolo della crisi, appunto, delle Nazioni Unite sta proprio nella questione del veto che oggi siamo qui a discutere. È una questione estremamente controversa. È una questione che è stata messa in luce anche alla luce degli avvenimenti recenti che hanno riguardato paesi come Ucraina oppure gli avvenimenti riguardanti la Striscia di Gaza. Il diritto di veto manifesta di fatto in sé un'implicita contraddizione. Da un lato è riconosciuto a livello dello Statuto delle Nazioni all'articolo 27, dall'altro però la sua applicazione in sé è andata contro spesso i principi democratici che stanno alla base della fondazione delle Nazioni Unite. E per questo il problema si impone oggi con urgenza. Il problema è che negli ultimi 20 anni i veti sono cresciuti di pari passo con quella che è stata la crescita delle tensioni internazionali. E proprio nel momento in cui ci sarebbe maggior bisogno di dialogo, nel momento di crisi, invece, l'attuazione del veto blocca qualsiasi possibilità di negoziazione tra gli Stati. Ora, la dimensione valoriale a cui noi oggi ci appoggiamo si applica nel campo semantico della parola democrazia. La democrazia che si sviluppa nell'universalismo, nel multilateralismo e nella negoziazione. Vorrei esplicitare ora la linea argomentativa secondo 3 direttrici. In primis, dimostreremo come il veto è uno strumento di potere e va in contraddizione con i principi democratici che stanno alla base dell'ONU. In secondo luogo, dimostreremo che il veto, nei momenti di criticità, rischia di trasformarsi in uno strumento di deresponsabilizzazione per i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. E infine, dimostreremo che il veto inficia la credibilità e l'autorità a livello internazionale dei paesi del Consiglio di Sicurezza per quanto riguarda nei confronti della comunità internazionale. Parto ora col primo argomento. Il diritto di veto legittima un principio antidemocratico, incompatibile con il dichiarato intento di parità e equità tra gli Stati che sta alla base della formazione delle Nazioni Unite. Infatti, prima di partire col ragionamento, vorrei fare una breve premessa che ricavo direttamente dallo Statuto delle Nazioni. Nello Statuto delle Nazioni, all'inizio, viene detto lo scopo con cui questo è stato creato. Lo scopo con cui è stato creato, e qui cito, è il riaffermare la fede nell'uguaglianza, nei diritti degli uomini, delle donne e delle nazioni grandi e piccole. Ripeto, delle nazioni grandi e piccole. Questo comporta quindi che all'interno delle Nazioni Unite tutti gli Stati abbiano gli stessi diritti, gli stessi doveri, ma non solo, godano tutti del principio di sovranità, abbiano tutti la possibilità di parola, debbano essere tutti ascoltati e debbano sottostare alle stesse regole. Tutto questo, indipendentemente dal loro credo sociale, politico, dalla loro situazione economica, da quanti abitanti ci siano all'interno di un paese o dalle dimensioni e estensioni territoriali dello Stato. Ora, tutto ciò parrebbe garanzia di giustizia e parità tra le nazioni. Finisco il ragionamento e poi accetterò il tuo POI. Appunto, tutto ciò che sembrerebbe effettivamente garantire giustizia e parità tra le nazioni, ma vediamo che di fatto gli Stati membri non godono degli stessi diritti. Infatti, i 5 Stati permanenti sono stati che per ragioni storiche che possiamo considerare ormai inattuali, godono di un determinato diritto. Questo diritto risale in realtà al 1945, ormai 80 anni di storia ci stanno alle spalle da quando è stato creato questo appunto diritto ad oggi. Questi stati, gli stati che uscivano vincitrici dalla seconda guerra mondiale, si riservarono una golden share. Questa golden share gli permetteva appunto il diritto di veto per le questioni sulla sicurezza. Dunque, il diritto di veto risulta una questione effettivamente ingiustificata, un diritto ingiustificato. Un legale effettivamente andare contro altri stati, contro la maggioranza. Risulta quindi uno strumento di potere in mano
Ai forti, accetto il tuo pioi. In che modo vorresti quindi riuscire a dare a tutti quanti questi stati gli stessi diritti e doveri? Ok, ringrazio. Lasciando il consiglio in questo modo, in modo anacronistico? Ringrazio innanzitutto per il POI e risponderemo nel corso delle successive argomentazioni per quanto riguarda questa domanda. Vorrei concludere quindi con un semplice esempio. L'esempio è molto recente, riguarda il 20 febbraio 2024, quando gli Stati Uniti, per la ormai quarta volta, attuarono il loro veto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su una risoluzione umanitaria che chiedeva il cessate il fuoco nella striscia di Gaza. La motivazione per cui appunto gli Stati Uniti dissero di applicare il veto era semplice e incontestabile. Volevano mantenere i buoni rapporti che erano a livello politico, economico e sociale con Israele. Eppure ci rendiamo conto che tutto ciò poi è stato in realtà dagli Stati Uniti contraddetto, perché nel momento in cui gli Stati Uniti hanno deciso di non attuare il proprio veto, ma semplicemente hanno deciso di astenersi dalla risoluzione, la quarta volta in cui questa è stata richiesta, hanno dimostrato il fatto che per loro il veto è uno strumento di potere, è uno strumento con il quale solamente cercano di mantenere quello che è il loro potere e di mantenere alla fine la loro superiorità. Eppure, quindi, abbiamo messo in luce chiaramente come questo principio è antidemocratico all'interno delle Nazioni Unite. È un principio che in teoria dovrebbe essere in grado, in un organo che dovrebbe mantenere tutti i principi democratici, di riuscire a tenerli, e invece ci dimostra come tutto ciò non è fattibile. Con questo concludo e ringrazio. Grazie. Quindi 8 minuti e 14 secondi. Il mio intervento inizierà fra 3, 2, 1. In un mondo immaginario non ci sarebbe bisogno del diritto di voto. Ma noi non siamo in un mondo immaginario. Benvenuti nel XXI secolo, dove ormai sono trascorsi più di 25 anni da quando è stato ufficialmente istituito l'Open-Ended Group e da quando sono iniziate proposte di riforma del Consiglio di Sicurezza. Purtroppo però i pareri discordanti fra gli stati e fra i membri che fanno parte del Consiglio di Sicurezza non hanno mai portato ad una conclusione. Salve a tutti, sono Giovanna Mauro, prima speaker della squadra contro. Ribadisco che la mozione di oggi asserisce: questo Stato sostiene che nessuno Stato dovrebbe avere il diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Bene, intendo innanzitutto confutare quanto detto dalla squadra avversaria. Questo perché la squadra pro ha sostenuto che il diritto di veto sia antidemocratico. Bene, noi in primis ci chiediamo: se il diritto di veto è antidemocratico, cosa mettiamo al suo posto? Non ci è stato portato nessun contromodello, nessuna proposta di soluzione al problema che ci suggerisce la mozione. In secondo luogo, il diritto di veto è antidemocratico, motivo per cui si propongono come valore la democrazia. In realtà nel corso della mia argomentazione dimostrerò come il diritto di veto sia proprio la base della democrazia, ma che vada semplicemente modificato il sistema del Consiglio di Sicurezza. Per quanto riguarda la definizione dei termini chiave della mozione, conveniamo con la casa, quindi accettiamo le loro definizioni. Sulla base però, alla base delle nostre argomentazioni c'è un valore, e il nostro valore è l'unità, se vorremmo racchiuderlo in una sola parola. Questo perché il diritto di veto è l'unico capace di tenere allo stesso tavolo tutti gli stati e quindi evitare altri conflitti. Infatti la squadra pro prima ha citato l'esempio del 20 febbraio 2024 in cui gli Stati Uniti si sono astenuti circa una risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza, ma a volte mantenere rapporti significa anche astenersi, oltre onde evitare che scoppiano altri conflitti, altre controversie.
Detto questo, a sostegno della nostra posizione, quindi contro l'abolizione del diritto di veto, abbiamo sviluppato una team line che si compone di tre argomentazioni. La prima argomentazione si basa sul concetto di unità. Questo perché nella Carta dell'ONU non si parla propriamente di veto, infatti non lo troviamo scritto da nessuna parte, bensì la condizione per cui una risoluzione importante del Consiglio di Sicurezza passi è in realtà l'unanimità, quindi ci deve essere unanimità tra i membri permanenti. La seconda argomentazione si basa su un altro concetto, un altro punto cardine dello Statuto dell'ONU, ossia la sicurezza internazionale. Questo perché senza un potere decisivo, perché conveniamo tutti che il diritto di veto sia un potere decisivo, che impedisca all'ONU di prendere decisioni per loro inaccettabili, gli stati più potenti potrebbero sentirsi spinti a decisioni unilaterali senza tener conto delle considerazioni degli altri membri del Consiglio. Terza e ultima argomentazione si basa sul concetto della cooperazione. L'arma segreta dell'ONU è la cooperazione, non certo il diritto di veto. Io, in qualità di prima speaker, mi occuperò nello specifico di esplicare la prima argomentazione, la seconda speaker della mia squadra invece illustrerà la seconda e la terza argomentazione. Bene. In risposta alla prima speaker della squadra pro vorrei citare una frase anche io del preambolo dello Statuto delle Nazioni Unite. Noi, popoli delle Nazioni Unite, abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi. Di unire i nostri sforzi. Bene, il preambolo dello Statuto parla chiaro, parla di unità, parla di coesione, parla di confronto, parla di concordia. Ed è questo quello che noi ci proponiamo di fare. Infatti, il veto garantisce l'unità. E dall'unità poi nascono la sicurezza, la pace, la cooperazione. E se per ipotesi, dico per ipotesi, dovesse essere abolito il diritto di veto, ci troveremmo in una situazione per cui i membri più influenti potrebbero sentirsi minacciati nell'esercizio del proprio potere decisionale e gli stati più piccoli invece potrebbero sentirsi sopraffatti in queste decisioni. E questo non provocherebbe altro che altre controversie e scissioni all'interno dell'organizzazione. Il risultato quindi sarebbe una maggiore polarizzazione e divisione degli stati membri e questo andrebbe a ledere l'unità politica internazionale, andrebbe a ledere il dialogo e il confronto. Al giorno d'oggi, dato che sappiamo che l'isolamento appunto può essere letale, tenere gli stati uniti allo stesso tavolo è importantissimo, come dicevo all'inizio del mio discorso. Questo perché il diritto di veto, ossia il fatto che tutte le maggiori potenze riescano ad unirsi in un solo posto e a confrontarsi, già un grande passo verso la pace e la sicurezza internazionale. Per quanto riguarda l'anacronisticità del Consiglio di Sicurezza, conveniamo con la casa che il Consiglio di Sicurezza sia anacronistico e poco rappresentativo, ma in tutta risposta abbiamo sviluppato un contromodello e quindi una soluzione al problema proposto dalla mozione. Infatti l'argomento della discussione non è la riformulazione del Consiglio di Sicurezza, bensì il diritto di veto singolarmente preso. E quindi noi abbiamo visto le varie proposte di riforma, ma in nessuna delle proposte di riforma del Consiglio di Sicurezza troviamo l'abolizione del diritto di veto. Quindi abbiamo capito l'importanza e la rilevanza e dimostreremo perché non può essere abolito. Infatti nel nostro modello ci sono criteri che stabiliscono quando il diritto di veto debba essere utilizzato e quando invece non debba essere utilizzato, ad esempio in casi di crimini di guerra, e allo stesso modo il diritto di veto deve essere motivato quando viene utilizzato, o in Assemblea Generale oppure stesso in Consiglio dell'ONU. In più, se volessimo dare una dicitura, potremmo dire che il nostro modello si basa su un diritto di veto a fasatura variabile e motivato. Perché a fasatura variabile? Perché ci troviamo in un contesto molto dinamico in cui gli eventi si succedono molto velocemente uno dopo l'altro e quindi le grandi potenze non sono più le stesse, motivo per cui il Consiglio di Sicurezza attuale è anacronistico perché risale al 1945. Quindi il nostro sistema è un sistema egualitario e variabile nel tempo. Gli stati membri del Consiglio di Sicurezza, in particolare quelli rappresentativi in più, avranno il diritto di veto. Però parlando di un Consiglio di Sicurezza formato con delle elezioni, quindi qualsiasi stato
quindi vorrei parlare anche io di democraticità, motivo per cui all'inizio dicevo che il diritto di veto può essere democratico se utilizzato nella maniera corretta. Quindi tramite delle elezioni qualsiasi Stato può candidarsi a membro del Consiglio di Sicurezza, gli Stati più influenti, è un dato di fatto, i voti ce li hanno, basti pensare semplicemente alla propria potenza economica, alla propria influenza economica, ma non solo, motivo per cui quando saliranno a membro del Consiglio di Sicurezza avranno il diritto di veto e in più proponiamo di allargare il numero di membri del Consiglio di Sicurezza ad almeno 25 e guardando lo status quo ci sarebbero almeno 5 grandi potenze che non sono i P5 o almeno non sono per forza gli attuali P5. Insomma, noi vogliamo conservare questo diritto di veto, ma perché vogliamo conservare il diritto di veto? Perché senza diritto di veto rischieremo delle pericolosissime scissioni. E che fine farebbe l'ONU? Ve lo dico io, la fine della società delle nazioni. Quindi noi ci proponiamo di stare sempre insieme allo stesso tavolo, perché alla fine Henry Ford aveva ragione. Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, ma lavorare insieme è il vero successo. Grazie. Grazie. Quando è pronta la seconda ora, se ci può, pronto può fare. Buongiorno, sono Anna Pigato. Esordisco innanzitutto rispondendo al piume che è stato fatto dal terzo speaker alla nostra prima speaker. Quindi in che modo possiamo dare a tutti gli stati stessi doveri e diritti? E quindi, parafrasando, come possiamo mantenere l'equità togliendo il diritto di veto? Che si collega alla confutazione che è stata portata dalla prima speaker della squadra di opposizione, ovvero se noi diciamo che il veto è antidemocratico, come possiamo appunto garantire, come non abbiamo proposto un contromodello? La risposta per noi è semplice e insita nella stessa mozione, ovvero come possiamo mantenere l'equità togliendo il diritto di veto. La stessa prima speaker ha affermato che l'arma segreta dell'ONU è la cooperazione e non il diritto di veto. Cooperazione significa operare insieme. Il diritto di veto, la prima speaker, ha detto che garantisce l'unità. Ma come può un potere affidato solo a 5 paesi garantire unità e cooperazione? Come possono 15 paesi operare insieme se solo 5 hanno effettivamente il potere decisionale? Il diritto di veto, sempre la prima speaker, ha detto che deve essere motivato. Certo che deve essere motivato dal 2022 e proprio nel mio primo discorso parlerò di questo e di come questo esempio come questo esempio vada a nostro favore. Di contro alla vostra interpretazione poi intendo ribadire il valore che ispira la nostra linea argomentativa che, come ha detto la nostra prima speaker, è radicato nel campo semantico della democrazia, ovvero universalismo, multilateralismo e negoziazione. Abbiamo già dimostrato nel corso della prima argomentazione che il diritto di veto usato come strumento di potere è contraddittorio rispetto a quelli che sono i principi democratici e universalistici delle Nazioni Unite. Ed è dunque su queste solide basi che intendo esporre la nostra seconda argomentazione. Il diritto di veto è un potere che sottrae i membri permanenti al valore della democrazia. Negli ultimi decenni, infatti, si è registrata una crescente preoccupazione sull'operatività del Consiglio di Sicurezza ONU.
E infatti l'uso del potere di veto è l'espressione più evidente di questa impasse operativa. Non a caso, e riprendo la mia confutazione, non a caso proprio l'ONU sta lavorando per la limitazione di questo potere. E infatti, il 26 aprile del 2022, il Consiglio di sicurezza ha adottato una risoluzione storica. Lo Stato che faccia uso del diritto di veto deve rendere conto delle sue ragioni entro 10 giorni davanti all'Assemblea Generale. Accetto. È consapevole che questa risoluzione è stata proposta ma non è ancora stata approvata? Anche solo il fatto che sia stata proposta dimostra che lo stesso ONU voglia limitare l'abuso del potere di veto, perché si rende conto che il potere di veto non è giusta politica. Riprendo il nostro ragionamento. Quindi lo Stato che abbia utilizzato il potere di veto deve rendere conto delle sue ragioni entro 10 giorni in una relazione dettagliata davanti all'Assemblea Generale. È chiaro lo scopo? Porre queste ragioni di fronte agli obiettivi di sicurezza e pace condivisi. Sentiamo a questo proposito quello che ha da dire la segretaria generale di Amnesty International, e cito: questa risoluzione e l'enorme sostegno ricevuto inviano un messaggio inequivocabile. Non è più possibile che gli stati membri del Consiglio di sicurezza si sottraggano alle loro responsabilità per aver abusato del loro potere di veto. Non possono più semplicemente alzare la mano e bloccare misure che avrebbero potuto salvare vite umane senza aspettarsi alcuna recriminazione. Rifiuto. L'evidenza più inequivocabile è il fatto che il Consiglio di sicurezza abbia adottato o abbia richiesto questa modifica storica sull'espressione del veto dopo che la Russia ne aveva fatto uso. La Russia ne aveva fatto utili, l'aveva utilizzato il giorno dopo aver invaso l'Ucraina di fronte ad una richiesta di ritiro incondizionato delle truppe dal paese. Risulta intuitivo il principio che ha guidato questa risoluzione, ovvero sono gli stati più potenti che hanno la maggior responsabilità nel garantire il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Ricollegandomi a quanto affermato all'inizio della mia argomentazione, il diritto di veto è un grande potere senza grandi responsabilità e ad oggi questo è inaccettabile. Siamo quindi ora alla nostra terza argomentazione. Il diritto di veto inficia la credibilità e l'autorevolezza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Cosa può dare credibilità all'ONU? E cosa può rendere l'ONU un organismo effettivamente utile nel mantenimento della pace internazionale, se non imparzialità, trasparenza e inclusività? Ma come può il diritto di veto garantire imparzialità se è per sua natura parziale, in quanto dato solo a una parte dei membri del Consiglio? E come può l'ONU definirsi un organismo trasparente se il diritto di veto viene utilizzato come maschera per gli egoistici scopi delle nazioni? E come può analogamente dirsi un organismo inclusivo se gli stati minoritari non riescono ad esprimere la propria voce e a farsi sentire? Ricaviamo dalla lettura di Limes, nota rivista di geopolitica, un'evidenza schiacciante che dimostra la parzialità delle decisioni prese all'interno del Consiglio di sicurezza. Ricordate il genocidio ruandese del 1994, in cui 1 milione di persone persero la vita nel giro di pochi mesi? Bene, le Nazioni Unite non furono in grado di prendere decisioni effettive che risolvessero il conflitto, perché gli Stati Uniti opposero e utilizzare il loro diritto di veto contro ogni proposta del Consiglio. Le Nazioni Unite, il Consiglio di sicurezza, si è quasi dimostrato connivente, accettando anche la reticenza degli Stati Uniti a definire quel massacro come un genocidio ufficiale, cosa che avrebbe portato l'ONU ad intervenire immediatamente, secondo la Convenzione sul genocidio. Anche la Francia, altro membro permanente, ha utilizzato il suo diritto di veto e ha dimostrato reticenza nell'agire in modo decisivo in questa situazione, perché voleva proteggere la sua dimensione neocoloniale in Africa. L'eliminazione del diritto di veto, quindi, potrebbe migliorare la credibilità e l'autorità dell'ONU,
mostrando come le decisioni prese all'interno del Consiglio siano basate su principi di giustizia e non sugli interessi dei singoli Stati. E in questa conclusione sono insite l'impatto positivo che avrebbe l'eliminazione del diritto di veto, ovvero ridurre l'arbitrarietà che la popolazione internazionale vede nel modo di agire del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E così concludo e ringrazio. Grazie. 7:42. Quando la seconda oratrice è pronta, può cominciare. Il mio intervento inizia per 3, 2, 1. Buongiorno a tutti, sono Viviana Grasso, seconda speaker della squadra contro. Per iniziare il mio intervento vorrei confutare alcune delle affermazioni asserite dalla squadra pro. Innanzitutto vorrei confutare quanto detto, cominciando con la questione che non ci sarebbe nessuna credibilità da difendere se non esistesse letteralmente un Consiglio di Sicurezza o di conseguenza l'ONU stesso, poiché in assenza di veto non solo mineremo la cooperazione, argomento che tratterò nella mia terza argomentazione, ma faremo sì che potremmo causare numerose scissioni all'interno del Consiglio stesso e dell'ONU per l'organizzazione. Inoltre, i Paesi membri permanenti non possono sfruttare il diritto di veto riguardo ogni risoluzione, ma soltanto riguardo le risoluzioni sostanziali, non procedurali. Noi non difendiamo determinate azioni, bensì il diritto di veto. Promuoviamo il dialogo e la spiegazione di quest'ultimo, che senza appunto il diritto di veto stesso verrebbe meno. Riguardo il nostro modello, per confutare quanto detto circa il fatto che il veto sia l'espressione dell'antidemocrazia, in realtà noi abbiamo proposto il nostro contromodello sulla base dell'elezione. Cosa c'è di più democratico se non che i paesi scelgano autonomamente di rappresentarsi, di farsi rappresentare, di dare voce alle loro volontà attraverso dei membri permanenti eletti. Ricordiamo inoltre che la Russia è in aperto conflitto con l'Ucraina e secondo l'articolo 27, capitolo 6 dello Statuto dell'ONU riguarda semplicemente la risoluzione pacifica dei conflitti. In caso di guerra, il paese coinvolto può comunque adoperare il diritto di veto. Inoltre non abbiamo effettivamente, nonostante il non chiai della mia squadra, visto un effettivo contromodello quanto da noi proposto. Per continuare mi occuperò della seconda e della nostra terza argomentazione. La seconda verterà sulle ripercussioni in assenza di diritto di veto circa la sicurezza internazionale e la terza in particolare sulla cooperazione. Se il veto venisse abolito, minerebbe la cooperazione multilaterale su cui l'ONU si basa. Per quale motivo? Il diritto di veto rappresenta un pilastro fondamentale della sicurezza internazionale. In un mondo caratterizzato da una complessa rete di rapporti tra gli stati sovrani, è essenziale garantire che in una decisione questi ultimi siano coinvolti. Ci saranno sempre stati più potenti di altri, ma è importante che tutti abbiano voce e per questo che nel nostro modello proponiamo un sistema elettivo. In che modo però questa decisione può essere presa con il consenso anche di delle principali potenze sulla scena internazionale? La risposta è molto semplice, la ritroviamo nell'articolo 24 dello Statuto dell'ONU, che asserisce: al fine di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Cos'è la sicurezza internazionale per loro? Non è soltanto il conflitto armato, ma anche il rispetto dei diritti dell'uomo. Anche gli aspetti militari e civili rientrano in questa sicurezza internazionale. Infatti, se il diritto di veto dovesse essere abolito, a quel punto manderemo in crisi anche non solo il Consiglio di Sicurezza, ma anche il Comitato di Stato Maggiore, che viene finanziato e costituito dai 5P del Consiglio di Sicurezza stesso. Quindi chi è che fornisce la sicurezza internazionale, che la garantisce e la difende?
ecco, i P5, i membri permanenti, coloro che hanno il diritto di veto e che in essenza di questo rischieremo di far uscire dal Consiglio di Sicurezza stesso e quindi anche dal Consiglio di Stato Maggiore. Il diritto di veto, quindi al giorno d'oggi, è la principale contropartita grazie alla quale possiamo basare non solo la cooperazione e quindi anche il dialogo tra le potenze mondiali e di conseguenza un'azione e un intervento migliore di questi stati. Se venisse abolito, mi chiedo allora chi riuscirebbe a fronteggiare le guerre che avverranno e tutte le questioni umanitarie e crisi militari che ci troveremo poi in futuro magari ad affrontare. Per continuare con la mia terza argomentazione, vorrei cominciare con l'articolo 56 della Carta dell'ONU. I membri si impegnano ad agire collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l'organizzazione, per raggiungere i fini indicati dall'articolo 55. In questo articolo viene espresso al meglio il concetto appunto di cooperazione sul quale si fonda il Consiglio di Sicurezza e l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il diritto di veto infatti garantisce l'unità e l'unità garantisce la cooperazione, perché offre un incentivo alle nazioni di far parte di questa organizzazione e di agire sempre meglio in cooperazione per scopi comuni, quali principalmente chiaramente la pace e la sicurezza internazionale. Riflettendo, il diritto di veto è la base per far sì che le cose funzionino. Basti pensare ad esempio appunto ad organizzazioni come la FAO, ILO, OMS, UNHCR, UNICEF, tutte garantite dalle principali, finanziate dalle principali potenze del mondo che fanno parte del Consiglio di Sicurezza o proprio grazie al veto, che dialogano, che cooperano sulla base del veto. Ecco, il giornale, in un articolo del 30 novembre 2023 del 2022, Washington ha versato all'ONU 830 milioni di dollari contribuendo al 28% del bilancio totale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Un altro contributo significativo ci arriva dall'Asia, dai paesi asiatici, in particolare dalla Cina, che contribuisce a circa il 15% del PIL totale, del bilancio totale delle Nazioni Unite, con un versamento di 438 milioni di dollari. Ecco, nel caso in cui venisse meno il veto e di conseguenza anche le principali potenze che finanziano e garantiscono la sicurezza internazionale, la pace e la cooperazione stessa, allora dove finiremmo? Dove finirebbe la cooperazione che è in grado di mantenere ad oggi gli equilibri internazionali? Pioi. Accetto. Ma chi ci assicura che effettivamente togliendo il diritto di veto le grandi potenze usciranno dal Consiglio di Sicurezza? Questo perché il diritto di veto è il principale incentivo per cui gli stati sono membri del Consiglio di Sicurezza stesso e anche dell'ONU e sono i principali finanziatori di quasi tutte le missioni umanitarie e militari dell'organizzazione. Anche se per molti, poi tra l'altro, riconoscere a queste potenze l'effettiva influenza che hanno su scala internazionale è, voglio dire, evidente e innegabile. Anche se per molti il veto può sembrare appunto divisivo, è proprio quello che tiene insieme l'umanità e l'ONU stesso. Anche perché ricordiamo che nello statuto dell'ONU il diritto di veto non viene definito tale, in particolar modo nell'articolo 27, ma si parla di unanimità delle nazioni. Ecco, l'unanimità, la cooperazione, il decidere insieme, il dialogo, è questo che noi della squadra contro promuoviamo e difendiamo. Dunque, infatti, appunto, nel nostro contromodello ricordiamo che prevede un diritto di veto su base elettiva e quindi eleggere anche i membri permanenti che avranno tale diritto, rafforza la cooperazione dai paesi che effettivamente ad oggi risultano essere potenze emergenti, ricordiamo l'India, la Germania, ad esempio, anche il Giappone, che risultano essere potenze emergenti e quindi meritano di essere riconosciute come tali. Oltre a questa all'ampia democrazia che abbiamo dimostrato con il nostro contromodello e alla luce di quanto argomentato, noi della squadra contro ribadiamo fortemente che il diritto di veto è fondamentale per l'unità, cosa che garantisce di conseguenza la cooperazione, e quindi è necessario unirsi non per essere uniti ma per fare qualcosa insieme, come scrisse Vietta. Grazie. Grazie. 8 minuti e 10.
favore. Posso un attimo? Quando vuoi. Buongiorno a tutti, mi chiamo Bianca Amatori e sono il terzo speaker della squadra di governo. Durante il mio intervento ci tenevo ad evidenziare quelle che sono state le opacità, insomma le criticità nei ragionamenti della squadra avversaria. Volevo innanzitutto soffermarmi su quello che è stato un punto fondamentale che ha trattato la squadra avversaria, ovvero sia la difesa a spada tratta, potremmo definirla, del diritto di veto, sia nella sua forma attuale ma anche in una sua forma rivisitata a seconda di quella che comunque è la proposta operativa che ha portato la squadra contro. Diritto di veto che è stato sostenuto, è stato definito dalla squadra avversaria, e cito testualmente, come un pilastro fondamentale, un compromesso necessario, la base per qualsiasi delle attività delle Nazioni Unite. Ebbene, noi non concordiamo con questo fatto, perché riteniamo che non sia vero quello che è stato sostenuto dalla squadra avversaria, ovvero sia che, banalmente, togliendo il diritto di veto, le nazioni permanenti che adesso godono di questo diritto di veto automaticamente uscirebbero dal Consiglio di Sicurezza e quindi sostanzialmente l'ONU si disgregherebbe e quindi non ci sarebbe più un'organizzazione delle Nazioni Unite. Ma questa ipotesi, che è quella che è stata portata dalla squadra avversaria, secondo noi rispecchia quella che potremmo definire una fallacia del piano inclinato. Infatti ci è stata presentata come inevitabile una conseguenza a fatti che però sono solo ipotetici e che in questo caso specifico rispecchiano solo la visione della squadra contro. Nel nostro caso, infatti, togliere il diritto di veto non sarebbe qualcosa di assolutamente negativo, e non è neanche detto che i 5 membri permanenti effettivamente decidano di uscire dal Consiglio di Sicurezza. A questo punto ci terrei a sottolineare un'altra cosa, ovvero sia, se il modello democratico, così è stato definito, della squadra contro si basa su un diritto di veto che però è motivato esclusivamente da interessi personali, quindi dal mantenimento degli interessi personali e da interessi economici, perché il secondo speaker ha parlato molto delle implicazioni economiche che il diritto di veto comporta nelle Nazioni Unite. Ebbene, come può basarsi un sistema democratico su un privilegio, perché questo è quello che noi sosteniamo essere il diritto di veto, un privilegio concesso solo ad alcuni stati? Come può un organismo democratico come quello che vogliono portare la squadra contro basarsi su questi principi esclusivamente economici, appunto, di interessi personali? Okay. Accetto. Quindi stai dicendo che l'elezione è qualcosa di antidemocratico? Non sto dicendo questo, però allo stesso tempo, e questo è un altro punto che volevo affrontare successivamente e che anticiperò adesso, voi avete sostenuto una riforma del diritto di veto che però sostanzialmente non cambia la sua essenza, ovvero sia quella che ha appunto esplicitato degli interessi personali ed economici, motivandola anche sulla base delle elezioni, ma come loro stessi hanno affermato, rifiuto, come loro stessi hanno affermato nel corso del loro primo intervento, hanno ammesso esplicitamente che esistono paesi che sono più potenti di altri, e quindi ci chiediamo come può effettivamente un'elezione essere veramente democratica se sullo stesso piano vengono posti paesi come gli Stati Uniti, paesi come la Cina, che hanno 1-2 miliardi di persone, e paesi come San Marino. Questo veramente noi non possiamo effettivamente definirlo democratico. Su questo punto possiamo magari concordare che le elezioni in sé potrebbero essere democratiche, ma di fatto queste non eliminerebbero la base antidemocratica che è intrinseca all'interno del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. È stato parlato poi molto, è stato portato avanti molto il discorso sull'unità, la coesione, che sono valori intrinsechi fondamentali della squadra contro, ma la nostra seconda speaker, Anna, ha già ampiamente dimostrato come in realtà il diritto di veto non garantisca un'unità, non garantisca una cooperazione, una responsabilità, come è stato portato avanti, che porta alla pace a valori positivi, appunto, perché rifiuto, perché sostanzialmente all'interno del Consiglio di Sicurezza esistono dei privilegi, questi privilegi che vengono esattamente dati del diritto di veto, che, come ci ha dimostrato Anna, viene utilizzato, e anche come ci ha dimostrato Beatrice, viene utilizzato per perseguire esclusivamente interessi personali. A questo proposito faccio un esempio. Beatrice vi ha parlato dell'abuso che è stato portato avanti dagli Stati Uniti per quanto riguarda la striscia di Gaza, quindi il loro diritto di veto è stato utilizzato per
per mantenere i loro interessi personali con Israele. A questo punto però possiamo citare altri esempi che sono stati portati avanti da un altro dei 5 membri permanenti con il suo diritto di veto, ovvero sia la Russia, che nel corso della sua storia e negli ultimi 20 anni ha utilizzato i suoi veti che aveva a disposizione per portare avanti i suoi interessi economici, i suoi interessi politici. Ha giustificato, come abbiamo ovviamente detto, l'invasione in Ucraina, nonostante il Consiglio di sicurezza avesse chiesto alla Russia una immediata resa, quindi avesse chiesto alla Russia di ritirare le sue truppe e lasciare l'Ucraina. Il secondo speaker a questo proposito ha detto che difendono il diritto di veto anche nel caso in cui ci siano conflitti in corso, anche nel caso in cui appunto ci siano delle vite umane a rischio e ci siano delle guerre, che il Consiglio di sicurezza non è in grado di fermare proprio perché al suo interno ci sono paesi con il diritto di veto. Parlavo prima degli esempi della Russia. Ebbene, nel 2008 la Russia ha utilizzato il suo veto per bloccare un'altra risoluzione che intimava la sua resa, quando ha invaso l'Ossetia del Sud, che è una regione della Georgia. Per lo stesso motivo l'ha utilizzato anche nel 2014 per bloccare una risoluzione che bloccava qualsiasi tipo di intervento delle Nazioni Unite in un'altra regione che avevo invaso illegalmente, quindi quella della Crimea. Nel 2017, portando un esempio che non si rifà esclusivamente all'utilizzo nell'ambito della guerra, ha bloccato un'indagine delle Nazioni Unite che voleva dimostrare l'utilizzo di armi chimiche in Siria nel 2017. L'utilizzo di armi chimiche è definito un crimine di guerra, quindi porre il veto su una risoluzione che andava ad indagare l'utilizzo di queste armi chimiche, quindi il fatto che fossero stati commessi dei crimini di guerra in una regione autonoma, indipendente dalla Russia stessa, non possiamo veramente definirla qualcosa di responsabile, non possiamo definirlo qualcosa di democratico, ma possiamo definirlo solo per quello che è, cioè un privilegio in mano ai poteri forti, fondamentalmente questi 5 stati permanenti. A questo proposito ci tengo a fare fondamentalmente una domanda alla squadra contro, ovvero sia, vogliono sostanzialmente ampliare anche il diritto di veto, estenderlo su base elettiva, e vogliono anche estendere il Consiglio di sicurezza, ampliandolo a 25 membri. Ma chi ci garantisce effettivamente che questi altri membri permanenti, questi altri 10 membri permanenti in totale, comunque membri che avrebbero il diritto di veto, che secondo quanto ho capito dalla proposta operativa sarebbero appunto 10, chi ci garantisce che questi effettivamente utilizzeranno il loro diritto di veto per scopi internazionali? Chi ci garantisce che li utilizzeranno per il bene della comunità internazionale e non, come ampiamente è stato dimostrato da me e della mia squadra, per esclusivi interessi economici ed esclusivi interessi personali, appunto? Chi ci garantisce questo? Secondo noi la risposta è molto più semplice di quella che ha portato la squadra contro. La squadra contro infatti ha ampliato una super proposta operativa per dimostrarci come il diritto di veto potrebbe essere utilizzato bene o male, ma secondo noi questo non risolve il problema di fondo, perché il problema di fondo, quello che la squadra di opposizione non vuole ammettere, è il diritto di veto, perché il diritto di veto costituisce un privilegio, appunto, che può essere utilizzato nel modo sbagliato e che non solo può essere utilizzato, ma è attualmente utilizzato. Quindi sicuramente estenderlo non risolverà il problema. E per concludere il mio intervento ci tengo quindi a ribadire fondamentalmente quella che è il nostro valore cardine, ovvero un multilateralismo, una parità tra gli stati, che eliminando il diritto di veto nessuno avrebbe un privilegio effettivo, tutti gli stati sarebbero uguali e quindi solo in questo caso, solo nel caso in cui venisse eliminato il diritto di veto, effettivamente si avrebbe una situazione veramente democratica. Con questo concludo e ringrazio. Grazie. 8 minuti e 23 secondi.
Bene. Quando è pronto il terzo speaker della squadra conto può parlare. Salve a tutti, sono Felice Francese, terzo speaker della squadra conto. Vorrei incominciare il mio intervento confutando quanto detto dalla squadra avversaria. Infatti vorrei proprio partire dal fatto che nonostante i POI e anche le confutazioni da parte della mia squadra, fino alla fine del discorso della squadra avversaria, di tutti i discorsi della squadra avversaria, non ci è stato presentato un modello concreto, efficace. Sì, hanno dimostrato di voler abolire quindi questo diritto di veto, ma dopo? Dopo quali sarebbero le ripercussioni? In cosa andremo incontro? Andremo incontro alla scissione dell'ONU, andremo incontro a quelle organizzazioni cooperative che non verrebbero più finanziate dai P5. Quali sarebbero le ripercussioni? Come vorrebbero sostituire questo diritto di veto? Come vogliono garantire questa cooperazione che hanno citato all'interno dei loro discorsi? Questo non ci è stato fornito dalla squadra avversaria. Invece noi, attraverso il nostro contromodello, che la squadra avversaria ha anche ampiamente frainteso, perché alla fine del terzo discorso della terza speaker, appunto, ci è stato detto che noi abbiamo proposto di voler ampliare il diritto di veto. Ma in realtà non è così. Noi vogliamo semplicemente ampliare i membri all'interno del Consiglio di Sicurezza, perché già dal nostro primo discorso abbiamo concordato con la casa che appunto il Consiglio di Sicurezza è anacronistico, cioè non rispecchia la realtà geopolitica, e proprio per questo vogliamo ampliare il Consiglio di Sicurezza. Vorrei appunto poi passare, confutando quanto detto dalla prima speaker della squadra avversaria. Infatti la prima speaker ha esordito dicendo: Stati Uniti decidono quindi di astenersi e il veto è uno strumento per mantenere il loro potere. Si sono astenuti anche per riuscire a garantire la cooperazione, per riuscire a garantire tutte quelle problematiche che possono presentarsi e anche per riuscire a non isolare gli altri paesi. Poi appunto un'altra affermazione della prima speaker è stato comunque che il veto è antidemocratico, ma alla base, cioè possiamo ritrovare appunto che questa affermazione è proprio alla base della loro linea argomentativa, cioè il veto antidemocratico. Noi attraverso il nostro contromodello abbiamo dimostrato quanto in realtà il veto possa essere democratico attraverso un sistema elettivo, ma come anche al giorno d'oggi sia appunto democratico. Infatti possiamo vedere che senza comunque diritto di veto potrebbero crearsi moltissimi problemi, come abbiamo detto sin dall'inizio, perché appunto l'unità, la coesione, dove andrebbero a finire? E anche di conseguenza tutti i diritti e doveri che loro hanno citato dall'inizio, che fine farebbero? Verrebbero tutelati lo stesso senza questo diritto di veto? Ne abbiamo la certezza, ne abbiamo la sicurezza. Questa sicurezza internazionale continuerà ad essere all'interno di questo Consiglio di Sicurezza, continuerà ad esistere un Consiglio di Sicurezza senza il diritto di veto. Poi vorrei passare appunto a confutare la seconda speaker della squadra contro, affermando che togliendo il diritto di veto si può utilizzare quindi la cooperazione, che è la vera arma dell'ONU. Bene, ma le principali organizzazioni cooperative come UNICEF, ad esempio, un banalissimo esempio, sono finanziate dai P5. Questi P5 sono all'interno del Consiglio di Sicurezza con il diritto di veto. Quindi, togliendo questo diritto di veto, chi continuerà a finanziare queste organizzazioni cooperative? Poi, appunto, vorrei anche confutare un'affermazione sempre della seconda speaker facendo riferimento al 6 aprile del 2020, quando è stata emanata questa proposta. Infatti al giorno d'oggi, 2024, 7 maggio 2024, resta ancora una proposta, non è stata ancora accettata, è una proposta, ma come tale appunto possiamo vedere che il diritto di veto al giorno d'oggi resta comunque all'interno del Consiglio di Sicurezza, e soprattutto non si parla di abolire il diritto di veto, bensì si parla solo ed esclusivamente di limitare questo diritto, non di abolirlo. Quindi già da queste proposte mandate avanti possiamo capire quanto il diritto di veto sia fondamentale all'interno del Consiglio di Sicurezza e come appunto preservarlo sia essenziale per riuscire a mantenere il Consiglio di Sicurezza e l'ONU in piedi. Poi appunto la seconda speaker, ma anche la terza speaker, hanno accennato agli scopi egoistici appunto delle nazioni. Noi parliamo di scopi egoistici solo quando appunto sentiamo la guerra, sentiamo parlare di guerra, ma quando invece la guerra non c'è, questi scopi egoistici esistono ancora. Il Consiglio di Veto viene dibattuto lo stesso. Questi scopi egoistici quindi
rientrano solo ed esclusivamente quando si sente una guerra in atto. Ma quando invece c'è dialogo, c'è appunto unanimità, perché, ricordiamo, il diritto di veto non esiste all'interno dello Statuto delle Nazioni Unite. Si parla di unanimità, non di veto. È proprio per questo, appunto, perché dovremmo quindi chiudere gli occhi davanti alla realtà e dire accetto. Ma come puoi definirla unanimità se 14 membri sono concordi con una risoluzione e uno solo no e la blocca? Come detto precedentemente, viene stabilita come unanimità all'interno dello Statuto delle Nazioni Unite. Quindi diritto di veto all'interno dello Statuto non viene lontanamente nemmeno citato. E poi, attraverso il nostro contromodello, noi abbiamo parlato proprio di democrazia, di democraticità. Quindi per questo. E poi appunto vorrei confutare quanto detto sempre dalla seconda speaker, perché la seconda speaker ha comunque portato l'esempio della Russia. La Russia in questo momento comunque in un conflitto aperto con l'Ucraina, e secondo l'articolo 27 del capitolo 6 dello Statuto delle Nazioni Unite appunto si parla di risoluzione pacifica delle controversie, per cui la Russia può usufruire al giorno d'oggi del diritto di veto. Poi appunto vorrei appunto passare a confutare quanto detto dalla terza speaker della squadra avversaria. Infatti la terza speaker ha comunque detto una proposta operativa, che avevano fornito questa proposta operativa, ma in realtà, ribadisco, noi non abbiamo ricevuto alcuna proposta operativa alternativa comunque al diritto di veto. Ribadisco, quindi dopo aver abolito, cosa dovrebbe fare il Consiglio di Sicurezza? Esisterebbe ancora? Poi appunto vorrei anche confutare sempre la terza speaker, perché comunque ha parlato di fatti ipotetici, cioè il seguito. Fatti ipotetici in realtà non tanto, perché già l'abbiamo visto comunque nel passato. Infatti senza comunque un dialogo che riesca a far avere, cioè senza comunque un dialogo all'interno del Consiglio di Sicurezza, come vorremmo garantire quindi questa sicurezza internazionale? E l'unico modo per tenere le cinque potenze all'interno di questo consiglio è solo ed esclusivamente attraverso il diritto di veto. Appunto, vorrei quindi terminare il mio intervento ricapitolando la linea argomentativa. Infatti, come primo argomento abbiamo portato l'unità. Infatti nella carta dell'ONU non si parla propriamente di veto, la condizione perché una risoluzione importante del Consiglio di Sicurezza passi in realtà è l'unanimità. Poi appunto il secondo argomento che appunto abbiamo trattato è stata la sicurezza internazionale, quindi senza un potere decisivo che quindi impedisca che l'ONU prenda decisioni per loro inaccettabili, gli stati più potenti potrebbero sentirsi spinti a decisioni unilaterali che metterebbero ancora più a repentaglio la sicurezza internazionale, e a volte quindi è meglio non agire anziché agire nel senso sbagliato. Poi appunto il terzo argomento è stato quindi la cooperazione, quindi senza diritto di veto rischieremo di perdere quell'unità che sinora comunque è stata alla base del grande successo dell'ONU e l'arma segreta delle Nazioni Unite, quindi la cooperazione. Con questo termino il mio intervento, grazie mille per l'ascolto. Grazie. 28. Bene, abbiamo concluso la parte degli interventi costruttivi e rimangono i due interventi di replica. Come sapete, la parola torna alla squadra contro. Grazie. Il mio intervento inizierà fra 3, 2, 1. Buongiorno di nuovo, sono Giovanna Mauro, speaker della squadra contro. Intendo innanzitutto complimentarmi con la squadra pro per aver condotto un dibattito all'insegna del rispetto sia dell'avversario che del format del World School Debate. Mi occuperò ora di quella che è la replica finale della mia squadra, ossia illustrerò i points of clash, vale a dire i punti di scontro che ci sono stati, ricapitolerò ambedue le posizioni e metterò in evidenza i due mondi che sono emersi. Parto dai points of clash, quindi dai punti di scontro. Un primo punto di scontro l'abbiamo individuato proprio nel diritto di veto. Questo perché, secondo la casa, il diritto di veto è un privilegio che è in mano a pochi stati, i più potenti, i più influenti, che vadano soltanto ai propri interessi nazionali.
Noi squadra d'opposizione invece riteniamo che il diritto di veto sia la base per fare anche le cose senza il diritto di veto. Motivo per cui abbiamo proposto un modello in cui il Consiglio di sicurezza viene formato in maniera elettiva. Un secondo point of clash l'abbiamo individuato nel ruolo dei membri, gli attuali membri permanenti che nella nostra idea potranno diventare un giorno più variabili, così come nel tempo variano le potenze. Bene, per la casa i membri che ricordo essere coloro che hanno un ruolo fondamentale perché si occupano ad esempio anche di finanziari, come abbiamo dimostrato nelle nostre argomentazioni, Per la casa è ingiusto che esistano i membri permanenti e i membri non permanenti, perché c'è chi ha diritti e chi non ha diritti, senza dimenticare che in realtà lo scopo principale dell'ONU, in particolare del Consiglio di sicurezza, è quello di mantenere uno stato di pace e di sicurezza internazionale in tutto il mondo. Un altro punto di scontro è il concetto di democraticità. Entrambe le squadre hanno portato delle evidenze, delle linee argomentative che si fondano proprio sul concetto della democraticità, ma a quanto pare abbiamo due visioni un po' diverse, perché per noi la democraticità si nasconde nell'utilizzo del diritto di veto, che è un potere decisionale, invece per la squadra, per la casa, per la squadra avversaria, il diritto di veto è la tomba della democraticità, se così vogliamo dire. Per quanto riguarda la ricapitolazione, la squadra pro ha portato una linea argomentativa che si basa fondamentalmente su due valori, o meglio, prima sulla democrazia, poi sul multilateralismo, e su tre argomentazioni. In primo luogo lo strumento di potere, che è il diritto di veto, la deresponsabilizzazione che si nasconde dietro a quest'ultimo e quanto vada ad inficiare la credibilità dell'ONU. Noi, squadra dell'opposizione, invece abbiamo portato una timeline che si compone sempre di tre argomentazioni che potremmo riassumere in tre parole chiave: unità, sicurezza, cooperazione. Infatti, in primo luogo abbiamo dimostrato come nella carta dell'ONU non si parla propriamente di veto, ma bensì la condizione per cui una risoluzione importante del Consiglio di sicurezza è in realtà l'unanimità, e quindi proponiamo l'unione. In secondo luogo la sicurezza internazionale, che nasce proprio grazie all'unione, e in ultimo la cooperazione, che nasce sempre dall'unione di queste ultime. Direi che le due posizioni sono chiare. I due mondi che sono emersi sono un mondo utopico e un mondo realistico. I pro sono utopici, badano ad un mondo in cui non c'è collaborazione, ma in cui c'è sopraffazione. Il mondo dei contro invece è un mondo realistico, come dicevo all'inizio del mio primo intervento, non siamo in un mondo immaginario dove potrebbe non esistere il diritto di veto. Siamo nel XXI secolo, dobbiamo affrontare le guerre, e per farlo abbiamo bisogno di unità, sicurezza e cooperazione. Per quanto riguarda ancora i due mondi, il mondo dei pro è un mondo che bada ai privilegi, il mondo dei contro invece è un mondo che punta all'unità e all'opportunità che si può nascondere dietro all'utilizzo di un potere decisionale che bada non all'interesse nazionale, bensì all'interesse collettivo. Quindi dobbiamo mantenere gli stati uniti allo stesso tavolo. Grazie. Grazie. Prego. Siamo giunti alla conclusione di questo dibattito, e quindi ora, con una visione olistica e di insieme, cercheremo di ripercorrere quelli che sono stati i maggiori punti di scontro. E vorrei proprio concentrarmi innanzitutto sul primo punto di scontro che noi come squadra pro abbiamo individuato: la cooperazione. Infatti il modo di considerare la cooperazione è stato differente. Noi abbiamo visto che solamente in una situazione democratica come quella che abbiamo portato avanti, una situazione in cui tutti gli stati si trovano su un piano equo, in cui quindi nessuno stato abbia il potere di veto, si può solamente in questo modo permettere agli stati che sono all'interno del Consiglio di sicurezza di collaborare tra loro. E proprio in questo sta il concetto della cooperazione. In questo modo, con questa collaborazione tra gli stati, si può raggiungere l'obiettivo che loro hanno tanto paventato, l'obiettivo della cooperazione. In secondo luogo, un altro punto di scontro per noi fondamentale è stato proprio la questione dell'esistenza o meno del Consiglio di sicurezza. Abbiamo visto che nella nostra idea il Consiglio di sicurezza può continuare a esistere,
È proprio l'esistenza del Consiglio di sicurezza e del anche nella non presenza del diritto di veto che potrebbe continuare comunque a garantire la democraticità. Noi riteniamo che l'esistenza del Consiglio di sicurezza non si basi solamente sul diritto di veto, ma si basi su principi maggiormente democratici, che siano in grado di mantenere una situazione internazionale di pace e mantenere la sicurezza internazionale, che noi siamo convinti che l'esistenza o meno del diritto di veto possa comunque continuare a portare avanti. Detto ciò, cui podest veto? È la domanda che vi pongo. Com'è possibile accettare e condividere che un organismo nato per la cooperazione tra gli stati e in grado di difendere i valori democratici che stanno alla base dell'ONU finisca per obbedire alla legge del più forte, alla legge quella appunto data dal diritto di veto che alcuni stati hanno attualmente? E com'è invece garantire a un organismo quale il Consiglio di sicurezza di poter operare responsabilmente senza ignorare i bisogni di qualsiasi realtà politica, sociale, realtà umana, mantenendo la propria autorevolezza e credibilità? Rispondendo a queste domande, dobbiamo vedere le due visioni portate dalle due squadre. Innanzitutto, la squadra di opposizione ci ha portato una visione ostinata, una visione ingenua che porta avanti l'efficacia attuale del diritto di veto. Sostiene appunto che quelle che sono le criticità che continua a generare il diritto di veto e che vediamo nel nostro mondo, come l'abuso di una singola nazione a fini particolaristici in realtà porti il diritto di veto. Invece noi, sulla base delle nostre argomentazioni, vi abbiamo portato come in realtà prevale non la forza, non il privilegio, non l'alleanza di potere, bensì la democrazia, la parità, il dialogo multilaterale, la negoziazione, con la possibilità di non permettere a nessuno Stato il diritto di veto. E quindi, ascoltateci bene, il nostro scenario è uno scenario molto più umano. E questa umanità, un passo indietro rispetto a una politica internazionale intesa come il conflitto di poteri e conflitto per il potere, è ciò di cui attualmente noi riteniamo di aver bisogno sullo scenario internazionale. Con questo ringrazio e concludo. Grazie. Direi che potete proprio farvi un bel applauso.